Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati su CryptoSalad. Io sono Federico, oggi è il 9 settembre 2019. Nel video di oggi andiamo a guardare il prezzo di Bitcoin, in particolare sul time frame giornaliero. Vi mostro il triangolo ribassista all'interno del quale il prezzo è confinato da qualche settimana a questa parte e soprattutto quali potrebbero essere dei target al ribasso per Bitcoin nel caso in cui dovesse il prezzo rompere il supporto che si trova a 9.200 dollari all'incirca. Questi punti, questi target ve li mostro sulla base dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Dopodiché andiamo a speculare su quali potrebbero essere le altcoin che performeranno meglio durante la prossima altcoin season. Questo sulla base di una teoria molto semplice, anche becera direi, ma probabilmente anche abbastanza vera. Quindi ragazzi, se vi sembra interessante, mi raccomando, non dimenticate di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale. Se volete supportarci, utilizzate i referral link che trovate in descrizione. Iniziamo ragazzi guardando la chart. Qua siamo sul time frame giornaliero. Si vede che Bitcoin si sta muovendo all'interno di questo triangolo ribassista con dei punti di resistenza tra loro sempre più bassi. Il primo a 14.000, poi 13.000, 12.000 e poi siamo arrivati ad 11.000 e un punto di supporto sempre statico a 9.200 dollari all'incirca. E cosa vuol dire? Che i bulls non riescono a spingere il prezzo a creare un massimo più alto rispetto a quello precedente e vengono continuamente salvati dai buyers lungo questa linea di prezzo che si trova, come dicevamo, tra 9.200 e 9.500 dollari. È un tipo di formazione che nella maggior parte dei casi vede la rottura del supporto verso il basso, quindi una formazione ribassista. La conferma del fatto che Bitcoin si trovi all'interno di questa formazione sono anche i volumi che sono al ribasso, quindi presto vedremo un importante breakout del prezzo che potrebbe, come dicevamo, rompere il supporto verso il basso o rompere il punto di resistenza verso l'alto. I possibili target al ribasso, utilizzando il nostro livello di ritracciamento di Fibonacci, collegando il minimo del movimento e il massimo raggiunto il 26 giugno scorso a 14.000, sono il punto del 50% di ritracciamento che si trova a 8.500 dollari, anche in corrispondenza del gap che troviamo sul CME, e poi abbiamo il 61.8% qui che si trova a 7.250 dollari. Questi sono decisamente i due target principali da tenere d'occhio nel caso in cui Bitcoin decidesse di rompere il supporto a 9.300 dollari, quindi una sorta di movimento del genere. Bitcoin potrebbe continuare a muoversi lungo questo triangolo e poi esplodere verso il basso e magari arrivare a toccare addirittura i 7.200 dollari per poi rimbalzare e continuare nella sua corsa rialzista. Passiamo ragazzi poi alla parte dedicata alle altcoin, quindi quali sono quelle altcoin che potrebbero garantire i migliori moltiplicatori in termini di investimento durante la prossima altcoin season. Quindi quando ci sarà il prossimo boom delle altcoin e le alt recupereranno terreno rispetto a Bitcoin, riconquistando la dominance del mercato, quali sono quelli che potrebbero fare i moltiplicatori migliori? Questo sulla base di una teoria molto semplice che vi spiegherò tra poco, e i presupposti sono logicamente che ci debba essere in futuro una nuova altcoin season e che questa altcoin season arriverà a seguito del fatto che Bitcoin raggiunga nuovamente un all time high, quindi Bitcoin si posizioni di conseguenza al di sopra dei 20.000 dollari, perché questo evento catalizzatore porterà sul mercato tantissimi nuovi investitori, secondo me molto inesperti, che sceglieranno le cripto su cui investire sulla base di un parametro molto semplice, in particolare il valore unitario della singola altcoin. Quindi più la altcoin avrà un valore unitario basso, più secondo me attrarrà l'attenzione dell'investitore neofita. Quindi quali sono queste altcoin che secondo me performeranno meglio sulla base di questa teoria che prescinde da qualunque analisi fondamentale, qualunque analisi tecnica del progetto o della chart? Sicuramente abbiamo da segnalare XRP, perché è l'unica cripto tra le prime 10 che ha un valore unitario al di sotto del dollaro, in particolare in questo momento 26 centesimi, e sappiamo benissimo che il prezzo unitario è un valore irrilevante perché è semplicemente il rapporto che c'è tra la market cap e la circulating supply, però tuttavia dà l'illusione che ci sia una maggiore opportunità
se l'altcoin ha un valore unitario molto basso. Quindi sicuramente da segnalare XRP, perché tra le prime 10 è quella più economica, in questo momento 26 centesimi, e poi ne ho selezionato per voi quelle più economiche tra le prime 100. Sicuramente poi da segnalare anche Tron, questo perché Tron costa 0,01 centesimi ed è la più economica tra le prime 15 cripto. Quindi se andiamo a vedere invece le più economiche tra le prime 100, abbiamo VeChain o anche VET come sigla, 0,0039 centesimi di dollaro in 35esima posizione su CoinMarketCap, con una circulating supply di 55 miliardi. Tra l'altro un masternode di VeChain che richiede 1 milione di VeChain in questo momento costa relativamente poco, meno di 4.000 dollari. Dopodiché abbiamo Holochain in 50esimo posizione in termini di market cap, 0,0008 centesimi di dollaro, una circulating supply di 133 miliardi. Abbiamo la cripto più economica in assoluto tra le prime 100 in 61esima posizione, che si chiama PundiX, costa solo 0,00366 centesimi, quindi credo che molti investitori nuovi sul mercato la adoccheranno come possibile punto di investimento. Dopodiché abbiamo IOST in 62esima posizione, subito dopo PundiX, con 0,006 centesimi, circulating supply di 12 miliardi. Dopodiché, andando in fondo lungo le prime 100 altcoin, abbiamo in 68esima posizione sia Coin con 41 miliardi di circulating supply, e poi Zillica in 76esima posizione con 8 miliardi di circulating supply. Quindi queste sono quelle che tra le prime 100 altcoin hanno un valore unitario più basso e che quindi potrebbero attrarre l'attenzione dell'investitore neofita, e di conseguenza in futuro potrebbero aumentare di molto la loro valorizzazione. Ovviamente ragazzi, queste segnalazioni non hanno nulla a che vedere con il valore fondamentale dei singoli progetti che vi ho indicato, quindi è semplicemente una questione di mero prezzo unitario. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete d'accordo con questa teoria del prezzo unitario molto basso. Grazie per la vostra attenzione, io sarò via qualche giorno, tornerò all'incirca il 20 di settembre, quindi nei prossimi 10-15 giorni lascerò la guida del canale a Simone. Quindi grazie ancora per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!